Buonasera fratelli Juventini, buonasera, oggi bombe, bombe, oggi parliamo di calciomercato, Juve, Milan, Inter, estero, tutto quanto, iniziamo subito dalla mia amata Juventus, anche se oggi ho la maglietta dell'NFL, iniziamo subito con la mia amata Juventus che ufficializza Kostic, però cioè, non riusciamo a fare una cosa buona. E subito c'è la fregatura dietro l'angolo. Ufficializziamo Kostic, ma diamo in prestito Pellegrini. Allora, adesso voglio essere chiaro. È normale, Kostic è oro che cola, non mi fa impazzire, perché comunque non è che non mi fa impazzire. È un giocatore atipico per il 4-3-3. Ma vedremo, vedremo. Però perché? Perché andare a vendere l'unico terzino giovane di prospettiva che hai? Perché rimanere con l'unico e solo e inimitabile Alexandro di ruolo? Perché? Vedete, queste sono cose che io nella mia società non riesco veramente, veramente a capire. Non le capisco. Vedremo. Comunque si dice prestito secco, senza obbligo di riscatto o riscatto in generale, prestito secco. Cioè, prossimo anno il nostro amato Pellegrini torna a casa. Io l'avrei tenuto tutta la vita, però la dirigenza è quella e va bene, ce lo facciamo andare bene. Arriva Kostic, si parlava molto di Depay, adesso era un po' sceso stamattina, Depay si era raffreddata la pista, invece adesso nelle ultime ore si sta riaccendendo. Il problema di Depay è che ci sono altre squadre su altri attaccanti del Barcellona, ma ci arriveremo, con calma. Vedremo, iniziamo. E il dente ce lo siamo tolto, la Juve un attimo a parte, parliamo delle altre. Sassuolo Pinamonti. Bel colpo per il Sassuolo dopo aver perso Scamacca e molto probabilmente perderà Raspadori, non è sicuro, ma la trattativa c'è ed è bella che è inoltrata. Però per Pinamonti io la vedo come un downgrade, cioè non ha fatto l'upgrade ad andare come uno Scamacca che comunque è andato al West Ham, ma è andato in Premier League, no? Raspadori è andato al Sassuolo, che gli permette di giocare e tutto quanto, ha comunque un allenatore esperto e bravo, giovane come Dionisi. Non l'ho capita tanto la scelta di Pinamonti, che comunque non poteva rimanere all'Inter perché sono in 185 attaccanti, ma comunque l'apprezzo, sarà buono per il fantacalcio Pinamonti al Sassuolo. Mentre il Sassuolo prende Pinamonti, il Napoli a gogo va forte forte su Simeone. Allora, io su Simeone ho un punto di vista. Simeone è un buonissimo giovane, un buonissimo attaccante, però sono due le cose, cioè è una, però puoi scegliere tra le due. Se tu te lo prendi per farlo giocare titolare a fianco di Osimhen, concordo con l'acquisto, è un gran bel acquisto. Ma se tu lo prendi per fare il vice, Simeone senza continuità non rende ragazzi, perciò l'hai preso per farlo giocare con molta continuità, gran acquisto, ma se lo prendi per fare il vice ho paura sia un flop. Continuiamo. Petagna Monza. Allora, il Monza era partito, se vi ricordate, Gagliani, Berlusconi, Cavani, Suarez, Icardi. Però poi andiamo a prendere il petagnone nazionale? Non lo so, Petagna però si può rilanciare in una realtà come Monza, assolutamente. Non ha, diciamo, come si può dire, le pressioni che aveva Napoli, che aveva il San Paolo, perciò si potrebbe rilanciare. Perché no? E potremmo anche rivedere il Petagna dell'Atalanta. Perché no? Il Monza che non si ferma qua, perché va su Pablo Mari dell'Arsenal, Monza sotto sotto lavora, era partito con dei grandi nomi, forse quei grandi nomi adesso come adesso per l'appeal del Monza erano un po' troppo,
però comunque sta lavorando sotto traccia e anche molto bene. Poi Torino, Vlasic e Miranchuk, due buonissimi acquisti per il Torino, si rafforza, ne ha bisogno, perché comunque dopo l'uscita di Belotti, dopo l'uscita di Bremer, dopo l'uscita di Mandragora, ne ha bisogno, assolutamente. Adesso andiamo all'estero però, perché entra di nuovo in ballo la mia Juventus, assolutamente. Galtier, secco sui Cardi, si rilancia altrove, notizia di OneFootball, Galtier non vuole i Cardi. Galtier non lo vede come un attaccante che possa fare bene nel suo modulo, anche perché Galtier non gioca con una punta statica, una punta, il puntone alla Lukaku. Galtier gli piace falso 9, gli piace che la punta svaria, perciò non vede bene i Cardi. E chissà che i Cardi Monza non si possa fare realmente, eh? O chissà dove potrebbe andare i Cardi. Poi Tottenham, Conte ne mette fuori 4, e uno di quei 4 potrebbe essere una manna dal cielo, potrebbe essere il regalo di Natale che ti porta Babbo Natale per la Juventus, perché adesso ve l'elenco. Ndombele, molto molto vicino alla Roma nei giorni scorsi, comunque adesso che ha preso Wijnaldum non lo so. Lo Celso, vicinissimo alla Fiorentina, ma attenzione perché ci sono anche molti club di Premier su di lui, come il Crystal Palace. Winks, anche questo abbastanza club di Premier su di lui, fuori dalla Premier non ha tanto mercato. Ma la bomba che ve la dà Dr. Juve, che ancora ne ha parlato nessuno, Reguilón. Ragazzi, Reguilón potrebbe fare al caso nostro. Ragazzi, pensate avere un terzino sinistro come Reguilón, giovane, duttile, che sa attaccare, sa difendere, sa crossare. Puoi giocare con un 4-4-2 con un terzino decente che non ti faccia sclerare tutte le partite come Alexandro. Magari ho sentito alcuni miei amici a Londra e mi hanno detto che la Juve è veramente sul giocatore. Il giocatore è in uscita dal Tottenham, anche perché il Tottenham ha preso Udoge, vabbè, che lo potevamo prendere noi, già abituato nel campionato italiano, ma è tutto nello scorso video. E vedremo, sarebbe male? Assolutamente no. Finiamo con un Chelsea scatenato. Perché? Fofana dell'Leicester, lo vuole a tutti i costi. Il Chelsea deve puntellare la difesa, ha perso Rudiger, aveva tra le mani Koundé, gli è scivolato per poco. Fofana potrebbe essere un bel colpo, anche perché all'occorrenza Fofana sa fare anche il mediano di centrocampo, non un brutto acquisto. De Jong che comunque ha rifiutato il Manchester, c'è chi dice che ha rifiutato il Manchester, c'è chi dice che invece vuole andare al Manchester. Il Chelsea ha detto, sai cosa ti dico? Ci vado io su De Jong. E De Jong potrebbe essere veramente, veramente un buon acquisto, anche se l'anno scorso aveva Saul. E Saul non è che abbia reso poi così tanto al Chelsea, però vedremo. E adesso mi ricollego all'inizio, perché vi dicevo Depay si è un po' raffreddato perché il Chelsea è andato su un giocatore del Barcellona. Il Chelsea vuole Aubameyang. Chelsea vuole Aubameyang, e se il Chelsea riesce a prendere Aubameyang, secondo me il Barcellona due attaccanti così come Depay e Aubameyang non li perde. Vedremo. Comunque alternativa Depay, ragazzi, c'è Martial, un buon giocatore assolutamente, come dice Vlahovic, perché no? È un giocatore che comunque non è abituato a fare il titolarissimo, sa anche adattarsi a fare il comprimario, a entrare dalla panchina e tutto, perché no? Assolutamente. Perciò vedremo. Mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace,
siamo una community, dobbiamo crescere, venite tutti i giorni in live da Carmignello 94 perché si parla di calcio, la parola è al tifoso, voi fate domande, noi vi rispondiamo, noi vi facciamo domande e voi ci rispondete, mi raccomando, vi aspettiamo e non vi perdete il nuovo format del Dr. Juve, il bollettone del Doc, da domani si inizierà, non ci saranno tante partite, ma comunque faremo dei bollettoni clamorosi, schedine su schedine. E chi è maggiorenne, però, solo chi è maggiorenne, giocherà con me, giocheremo insieme, nei commenti mi direte la vostra, cercherò sempre di mettere il video prima delle partite, 2 o 3 ore prima, così anche voi potete commentare, guarda Doc, questo non mi piace, io invece del 2 ci metterei l'over, 3,5. Comunque ragazzi, format clamoroso, vi aspetto, il bollettone del Doc, un bacione da... il vostro Dr. Juve e fino alla fine Forza Juventus!